Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, si è creata una situazione all'interno del contesto relativo alla Juventus molto particolare perché c'è un problema che è stato comunicato alla Lega Calcio nelle ultime ore. Ora, voi sapete che noi ci troviamo in un contesto calcistico molto particolare in cui purtroppo l'anno scorso, a causa di alcuni problemi relativi non diciamo a noi, ma alla mancanza di regolamenti specifici sulla situazione relativa alle plusvalenze, praticamente il campionato è stato, se vogliamo, giocato in maniera terribile. Cioè, noi a un certo punto non sapevamo dove posizionarci, se eravamo secondi, se eravamo decimi, se eravamo venti, insomma, non riuscivamo a capire bene quale fosse in realtà la possibilità e la capacità. E questa cosa qui ha portato, ovviamente, sapete, alle disdette relative alle pay TV, cioè la gente prevalentemente juventina, per protestare contro il sistema di giustizia sportiva, ha deciso di colpire la Lega e in generale il prodotto, andando a disdire i propri abbonamenti, ovviamente a livello, diciamo, televisivo. Però ci sono delle novità. Delle novità, una comunicazione che è stata data dalle TV alla federazione in generale. Noi ne parliamo insieme, cerchiamo, diciamo, di discuterne insieme perché, alt, cerchiamo di discuterne insieme perché, ragazzi, devo dire che è molto particolare. Ovviamente, prima di fare tutto ciò, cosa dovete fare? Grazie mille, ragazzi, se vi iscrivete, mettete ovviamente like e attivate la solita campanellina delle notifiche. Raga, basta andare qua sotto, clicca su iscriviti, mette ovviamente un bel like, attiva la solita campanellina se volete rimanere sempre aggiornati e se vi va seguitemi sui social. Quindi veramente fate questa cosa. Oltre a tutto ciò, vi consiglio, e questa è una cosa molto importante, di seguirmi con molta attenzione perché vi devo spiegare una cosa importante. Allora, la federazione è stata avvisata, sposto anche il cuscino, qui ho un cuscino con me di supporto, la federazione ha avvisato o meglio, le pay TV hanno avvisato la federazione che le disdette non sono rientrate. Cosa vuol dire? Che le persone che avevano disdetto il loro contratto con queste pay TV, quindi le varie pay TV che mandano in onda, insomma, il campionato, le conoscete abbastanza bene, non sono, diciamo, clienti attuali. Quindi cosa vuol dire? Che nonostante queste pay TV abbiano effettuato delle offerte, insomma, più convenienti a questi utenti, gli utenti hanno deciso di non accettare. Quindi, nonostante sia passato del tempo, nonostante ci sia stato, voglio dire, la fine del campionato, poi c'è stato il mercato, avete visto, adesso ci apprestiamo ad iniziare una nuova stagione, eccetera, eccetera, queste pay TV non sono, insomma, non sono attualmente, per come stanno le cose, ancora chiare, nel senso non sono ancora piene come erano una volta. Questo cosa vuol dire? Si traduce ovviamente in un problema economico per tutti, per noi, sicuramente che siamo le squadre, ma anche spesso per i vertici dirigenziali che non riescono a capire per quale motivo la gente non si abboni e la danno forse al prezzo elevato degli abbonamenti, quando in realtà non credo che sia una questione di prezzo quanto più di trattamento, no? Perché chi vuole finanziare, chi vuole dare, chi vuole nutrire una federazione che comunque da una parte fa finta di niente e dall'altra invece esalta. Cioè, alla fine le operazioni per cui la Juventus è stata condannata, tra virgolette, che poi non c'è stato nessun processo, però insomma la federazione ha condannato delle operazioni che in realtà fatte da altre squadre sono state giudicate legali. Quindi c'è un problema, no? Cioè, se tu una operazione me la consideri illegale senza avere un regolamento e poi quell'operazione la fa un'altra squadra e tu la consideri legale, è normale che io due domande le faccio e dico: aspetta un secondo, perché quello che contesti una cosa che io ho fatto mentre la stessa identica operazione, l'operazione di vendita, ad esempio, facciamo un esempio molto semplice: quante operazioni ci sono state sospette in Serie A negli ultimi tempi? Una marea, giovani che venivano valutati così, eccetera, eccetera. Perché allora non c'è stato un dialogo da questo punto di vista? E tra l'altro questa perdita di
attrattività ha condizionato pure i diritti, no, televisivi, quindi i contratti dei diritti televisivi, perché le varie pay TV che si sono dovute trovare poi a rinnovare il diritto televisivo o non l'hanno rinnovato, non l'hanno proprio neanche rinnovato, no? Perché hanno detto: ma perché io devo spendere i miei soldi per un prodotto che comunque è in evidente calo? Quindi è normale che da questo punto di vista ci sia da fare un discorso molto semplice. Io non credo che la critica dei tifosi juventini sia rivolta al prodotto in generale, nel senso, siamo tutti d'accordo che il prodotto della Serie A è un prodotto, secondo me, poco attraente. Cioè, se tu metti a paragone la Serie A, se tu metti a paragone la Serie A con un campionato di un'altra nazione top, quindi è inutile che io vada a menzionarvene, insomma, eccetera, eccetera, tu ti rendi conto che anche a livello proprio di prodotto vero e proprio qualcosa non va. No, loro sono moderni, sono freschi, giovanili, noi siamo vecchi, siamo lenti, non riusciamo comunque a dare quello che vuole, quello che il pubblico vuole. Quindi da questo punto di vista ci puoi anche ragionare sul fatto che la gente non si abboni perché il prodotto è scadente, e quello è un discorso. Ma il motivo principale è che la gente juventina non si abbona, oppure ha disdetto un abbonamento e diciamo questo abbonamento non è andato ad essere rinnovato. Poi non è perché non è il prodotto, quella è una piccola parte, è perché nessuno di noi vuole andare a, diciamo, nutrire un sistema all'interno del quale esistono amici e altri amici. Tutto qua. Perché se noi abbiamo un presidente, una dirigenza di Lega che comunque va ad esaltare una squadra che ha vinto uno scudetto dopo un sacco di anni, l'ha vinto fra le polemiche, con un trasferimento comunque, cioè ci sono tante cose che non vanno, tante cose che non vanno. Ci sono delle squadre che hanno debiti, nessuno dice niente. Ci sono delle squadre che svolgono delle operazioni di mercato esattamente, diciamo, sono quelle stesse operazioni che tu hai contestato e tu non dici niente. E allora è normale che un utente che ha nelle mani il potere di poter scegliere, e quindi di dire: un attimo, aspetta, fammi capire cosa devo fare, perché io pago un abbonamento. Pago un abbonamento. Quell'abbonamento, che siano qualsiasi cifra che io vada a pagare, sono libero di pagarlo oppure no. Nel senso, sono libero di vedere quella. Poi, come devo vedere la partita, è un problema dell'utente. Può uscire, può andare al bar, può vedersela, non lo so, tramite un'altra piattaforma straniera, forse si è abbonato ad una piattaforma straniera e se la vede col commento straniero, non so in che modo si possa vederlo, però comunque fatto sta che ci sono anche persone che preferiscono uscire, andarsene al bar, prendersi, che ne so, un cornetto e guardarsi la partita, pur di non pagare un abbonamento a queste persone, ma non perché noi ce l'abbiamo con le piattaforme televisive, ma perché noi ce l'abbiamo con tutto il mondo a livello calcistico, perché comunque è palese che i problemi che sono stati creati alla nostra squadra siano stati problemi comunque evidentemente pianificati, cioè sono problemi che tu già avevi messo in conto. E tutto questo deve essere compreso, perché se non viene compreso e viene ignorato, poi non si può essere oggettivi nella valutazione delle cose. Non dobbiamo far passare i tifosi della Juventus come se i tifosi della Juve fossero pazzi. Perché i tifosi della Juve non è che un giorno hanno detto: ah, sai che c'è, mi sono annoiato, vogliamo fare la disdetta, facciamo la disdetta. I tifosi della Juve hanno effettuato la disdetta quando si sono visti la propria squadra danneggiata senza un processo, senza un procedimento, senza nulla. Poi, che l'Italia, che è un paese dove essere contro, cioè avere comunque un tifo diverso da quello nostro è un valore, cioè io faccio fatica. Questo è un paese che dal punto di vista culturale è un paese ricco di cultura, ricco di monumenti, ricco di arte, eccetera, eccetera. Dal punto di vista calcistico è un paese che sta alla preistoria. Sta alla preistoria. È un paese che rispetto all'estero, e io lo posso dire perché, ripeto, io ho a che fare anche con persone, ho lavorato, lavoro anche in altri contesti, io te posso dire che sta proprio diversamente. All'estero si respira un'aria completamente diversa. E per quale motivo tutto ciò? Perché ci sono delle persone in Lega che invece di fare preferenze pensano a muoversi tutti insieme. Cioè, questa è una Lega in cui 19 squadre vanno da una parte e una va da un'altra. Ma è sempre stato così. Ogni proposta che noi abbiamo fatto per cercare di migliorare, loro automaticamente dicono di no.
Dicono di no perché non vogliono avere il peso sulle spalle di dire comunque, oh, però cavolo, questa idea l'ha avuta la Juve, per dire, non l'ha avuta, cioè non questa cosa, l'ha avuta la Juve, quindi mi rode, ecco che l'abbia avuta la Juventus, ok? Allora io dico una cosa, molto semplicemente, se questa nazione fosse un po' più intelligente a livello calcistico, determinate cose non le avrebbe avute. Allora, avete voluto truccare un campionato, avete voluto dare un problema al campionato, avete voluto, diciamo, condannare qualcuno senza prove? Ok, questa è la risposta della gente. La risposta della gente è comunque la disdetta per le pay TV. Così è. Così è, punto. Cioè, non c'è una, non è una cosa, dice, vabbè, però tu sei esagerato. Non è esagerato, è una cosa che tu fai perché ho... Io posso spendere i miei soldi come voglio, perdonatemi, cioè, a meno che non li spenda in cose che fanno male, che poi ognuno è libero purtroppo di spenderli come vuole. Se vuoi spenderli facendoti del male, fatti del male, l'importante è che non fai del male agli altri, però lì è un discorso diverso. Se io ti dico che voglio spendere i miei soldi come voglio spenderli, cioè, sono libero comunque di spenderli in maniera normale, ok? Poi si può discutere su uno come spende i propri soldi, però nessuno può dire a un altro, no, quei soldi lì li devi spendere per forza in quella maniera, perché uno è libero di prendere il proprio denaro e di gestirlo come vuole. E se i tifosi juventini hanno deciso di gestirli in modo tale, cioè da non abbonarsi, quindi hanno deciso di evitare, hanno deciso anche, se vogliamo, di abbandonare le pay TV, hanno le loro ragioni, certamente non sono degli stupidi. Cioè, credo proprio di parlare, voglio dire, di dire delle cose abbastanza chiare. Quindi mi auguro di essermi spiegata abbastanza bene da questo punto di vista, ok? Fatemi sapere un po' nei commenti quali sono le vostre opinioni, fatemi sapere un pochino le vostre idee, cioè datemi un pochino un parere su questa situazione. Volevo conoscere un pochino il vostro modo di vedere le cose.